Sono stata deportata nel campo di concentramento più terribile del mondo, Auschwitz, in Alta Slesia, Polonia. È stato tutto molto duro e pericoloso, ma lo vedi? Sono una dei non molti che ne sono usciti. Ed è così bello essere vivi e liberi, ed è così strano poterti scrivere che non riesco a dirti niente. Ciao Franco, è troppo bello pensare che ti rivedrò. Nel 1938 fu un anno terribile nella storia degli ebrei italiani. In questo anno, infatti, il regime fascista diede atto ad una serie di provvedimenti legislativi che di fatto dichiaravano la discriminazione e la persecuzione. Il 14 luglio venne pubblicato il Manifesto della razza e a settembre alunni e docenti di razza ebraica vennero espulsi da tutte le scuole e dall'università. La cacciata degli ebrei da scuole, università e laboratori fu il risultato di una discriminazione che fece da preludio alle persecuzioni razziali. Tutto ciò purtroppo si consumò nella più completa indifferenza generale e diede inizio ad una tragedia senza uguali nella storia dell'umanità, ma rappresentò anche la storia della sconfitta di un popolo, il popolo italiano. Augusta Algranati, Gemma Barzilai, Elena Basileschi, Emma Castelnuovo, Nella Mortara, Anna Foà, Vanda Maestro, sono alcuni dei nomi di donne laureate in medicina, fisica, matematica, chimica, che diedero contributi essenziali alla ricerca e alla scienza. In nome di queste donne, costrette dalle leggi razziali ad abbandonare il loro lavoro di insegnanti e ricercatrici, furono cancellati persino dagli elenchi ufficiali dei radiati e costrette alla clandestinità. La loro cancellazione da questi elenchi le ridusse ad una situazione di totale invisibilità. Per molto tempo fu come se non fossero mai esistite, né come donne di scienza né come ebree. Molte furono le scienziate che non riuscirono a sopravvivere alle leggi razziali fasciste e ai lager. Ricordiamo Enrica Calabresi, entomologa, che si suicidò subito dopo il suo arresto. Era stata l'insegnante di una ragazza che a sua volta avrebbe cambiato il corso della scienza nella storia, Margherita Hack. Non ce la fecero nemmeno la matematica Anna Segre e la pediatra Maria Zamorani e purtroppo moltissime altre. Fra le poche sopravvissute ai lager di Auschwitz ricordiamo Luciana Nissime Momigliano, famosa pediatra e psicoanalista di fama internazionale che svolse un'intensa attività clinica e di supervisione e di ricerca. Luciana nacque a Torino il 20 ottobre del 1919. Riuscì a laurearsi in medicina nonostante l'emanazione delle leggi razziali nel 1943. Venne catturata nel dicembre dello stesso anno e deportata nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944 assieme agli amici Primo Levi e Vanda Maestro. Grazie alla sua laurea venne assegnata all'infermeria del campo e durante il trasferimento di alcune prigioniere ungheresi, che come medico si era offerto di accompagnare, riuscì a fuggire e a mettersi in salvo poco prima dell'arrivo degli alleati. In una tenera lettera scritta al marito, subito dopo la fuga, mise in evidenza la sua incredulità per essere riuscita a scampare alla morte che avrebbe invece inesorabilmente colto la sua amica Vanda Maestro, partigiana, chimica e femminista, che fu uccisa nella camera a gas. Una volta rientrata a Torino il 20 luglio del 1945, si specializzò in pediatria e in psichiatria e si sposò con il marito Franco Momigliano. Nel 1956 si trasferì a Milano. Qui iniziò a collaborare con il Centro Milanese di Psicoanalisi sotto la supervisione di Cesare Musatti, a cui successe come presidente del centro nel 1986. Uno dei meriti della Nissim è quello di aver incentivato lo sviluppo e la ricerca psicoanalitica, seguendo un percorso originale e personale parallelo a quello della psicoanalisi americana, pur rimanendo però all'interno del rigore e del confronto con la comunità psicoanalitica italiana. Solo dopo la morte di Primo Levi nel 1987 e del marito nel 1988, Luciana tornò a parlare della sua esperienza di deportazione e a riflettere pubblicamente sulla propria identità ebraica. Nel 1995 si ammalò di un tumore che la portò nel giro di pochi anni a spegnersi nella sua casa di Milano. Il ricordo di queste vite spezzate, di queste donne troppo spesso dimenticate e alle quali si conosce troppo poco, è fondamentale affinché si abbia la consapevolezza di non trincerarsi dietro ad un'indifferenza, non meno colpevole di quella che tanti anni fa portò a conseguenze devastanti.